Allora, visto che Carlo è in treno, parlo io. Benvenuti a questa sessione, della serie Progetti ed Esperienze, in cui parleremo, dell'importazione di, in particolare, musei, biblioteche e archivi, che è stata fatta, per, diciamo, volontà della Regione Toscana e col sostegno della Regione Toscana. Su Wikidata E dell'AIB, e anche e dell'Associazione anche Italiana. dell'Associazione Italiana Biblioteche, giusto? Ma non c'è Susanna oggi. Non la vedo. Non c'è Susanna. Importazione che ha permesso di appunto trasporre su Wikidata almeno una parte fondamentale dei dati di una precedente banca dati di Regione Toscana che è stata successivamente dismessa, e appunto i dati ora presenti in Wikidata sono anche utilizzati all'interno della piattaforma Biblio Toscana, e appunto riguardo a Biblio Toscana si è parlato anche recentemente all'Internet Festival di Pisa, proprio una settimana fa, quindi appunto Alessandro oggi ha partecipato anche all'Internet Festival, oggi invece ci parlerà più specificamente, diciamo, dell'aspetto Wikidata, di quello che si è fatto, appunto dell'import che è stato fatto. Allora, presento brevemente Alessandro, innanzitutto leggendo la sua biografia per l'Internet Festival. Alessandro Marchetti ha studiato chimica all'Università di Pisa, ottenendo la sua laurea triennale e magistrale rispettivamente nel 2005 e nel 2007. Nel 2012 ha ottenuto il suo dottorato in chimica presso la ENS di Lione e la Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto la tutela del professor Carlo Alberto Veracini, del professor L. Elsley e del dottor Guido Pintacuda. Ha lavorato come tecnico di laboratorio nel settore dell'oceanografia al CCR di Ispra e come postdoc alla ZJU sotto il professor X. Kong. Al momento è un esperto di disseminazione scientifica e di metadati per i beni culturali e la bibliometria. Con Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo, che sono io, gestisce gli account social di gruppo Wikidata per musei, archivi e biblioteche. Posso aggiungere che nell'ambito della copertura dei beni culturali su Wikidata, Alessandro è anche attivo da molto tempo nella gestione di Wikilost Monuments in Toscana, di cui io sarei anche coordinatore in quanto per Wikimedia Italia. Alessandro già da molto tempo, prima come coordinatore e poi come attivissimo volontario, gestisce molto bene da anni anche l'aspetto di Wikilost Monuments in Toscana, i rapporti con le amministrazioni e anche la disseminazione, no, disseminazione non è il termine corretto, diciamo il coinvolgimento dei volontari sul territorio anche tramite i social network. A questo punto io gli passerei la parola. Ok, Grazie, Alessandro. grazie. Vediamo se funziona la mia. L'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante Scusami, nel. no, scusa Alessandro, mi si è bloccato il computer e quindi ho schiacciato involontariamente, No, lo pazienza. riattacco subito. Allora, riprovo. No, non ancora. Allora, io vi ho fatto una via, l'organizzatore ti ha invitato ad avviare il video. Allora, ditemi se vedete il mio schermo. Non Vedete? ancora, no, Ancora. perché hai avviato il video, ma non ti abbiamo, credo, dato il permesso di condividere lo schermo. Aspetta Prova un attimo. adesso, Alessandro. Ditemi se vedete, se no. E allora, il tasto condividi schermo è quello verde. Sì, anzi adesso lo provo a cliccare di nuovo e a riposizionare lo schermo, magari Ecco sì, ora adesso sì, perfetto. era interrotto a metà dal processo e non lo prendeva. Allora, dunque, faccio partire la mia presentazione, ma ogni tanto eventualmente andremo direttamente la schermo e passiamo su internet, sul web browser, perché diciamoci la verità.
fare una presentazione che poi ha tutte le schermate prese da internet, allora a quel punto tanto vale aprire direttamente internet sotto certi aspetti, ecco, mi sembra più agevole, però diciamo, intanto iniziamo. Allora, ci sono un sacco di nomi coinvolti in questo processo, in realtà nella parte vera e propria che vediamo oggi, proprio le strategie di selezione per l'import, i nomi chiave sono io, Susanna Giaccari e Camillo. Però diciamo, c'è tutto, è nell'ambito di un processo un pochino più strutturato che riguardava la creazione di un nuovo sito web per il prestito interbibliotecario e per l'analisi dei cataloghi. Quindi gli altri partner, oltre alla regione che ho fatto da Pernio, e qui non ho potuto mettere l'IP perché sennò c'erano veramente troppi loghi, che ha organizzato poi i corsi, la regione ha fatto da Pernio tra le due, grazie anche a Susanna che è un ex funzionario della regione, i funzionari attuali hanno coordinato il progetto tra il gruppo toscano e gli utenti di Wikidata e l'Università di Firenze, in particolar modo il MIC, che è poi in realtà il centro che si occupa di nuove tecnologie nei media e nella comunicazione, che poi sono quelli che hanno invece sviluppato il prodotto finale, che usa in parte i dati di Wikidata. Quindi il progetto Bibliotoscana, che è stato quello a cui noi ci siamo agganciati, non siamo propriamente una sottoparte di quel progetto, perché facciamo anche musei e oltre alle biblioteche abbiamo fatto anche i dati di musei e di scusate perché dicevo anche, okay, avete ammesso, sì, dicevo anche io dei pop-up di chi deve essere ammesso, dei musei, degli archivi, e quindi ovviamente c'è un po' più di materiale. Però diciamo, originariamente come è nato tutto? È nato perché c'era il catalogo delle biblioteche toscane che si sono accumulati in 30 anni, che erano presenti nel cosiddetto sistema cultura della regione e alcuni dati relativi alle biblioteche e poi altri database della regione. Questa enorme quantità di cataloghi bibliotecari che includevano i dati delle biblioteche ma anche poi tutti gli elementi dei libri sono stati integrati nel nuovo sito web, e nel sito web ovviamente c'erano anche tanti altri aspetti che loro hanno gestito, ma una cosa che dovevano gestire erano le informazioni relative alle biblioteche dove prendere i prestiti. Quindi in questo senso importare i dati su Wikidata permetteva di migliorare alcune funzionalità del sito web, di quel sito web in particolare, ma i dati che abbiamo importato sono decisamente più vasti relativamente agli istituti culturali, potrebbero essere usati in futuro anche per altri siti web. Quindi il loro cronoprogramma. Nel 2018 hanno fatto l'accordo con l'università, nel 2019 a luglio hanno presentato il progetto per questo nuovo sito che unificava tutti i dati delle reti eccetera eccetera, e noi siamo subentrati verso settembre 2019, abbiamo dimostrato loro che i dati delle biblioteche potevano essere integrati dal loro sito web via Wikidata. Quindi loro hanno detto, va bene, a questo punto tutti i dati relativi alle biblioteche che abbiamo li importate su Wikidata, a questo punto importate tutto l'archivio, che non è soltanto le biblioteche, ma lo dismettiamo tutto, così siamo a posto e non ci dobbiamo preoccupare, il sito userà i dati delle biblioteche, gli altri comunque rimangono lì e insegniamo al personale dei comuni o dei privati coinvolti a gestirli in ogni caso. Tra gennaio e giugno abbiamo fatto tutto il lavoro. Quindi fondamentalmente all'inizio, lo vedete, alcune date dei file si parte da gennaio, c'è stata prima una preparazione, poi nel periodo di gennaio-febbraio abbiamo iniziato a preparare l'import, che è quello che vedremo in questa presentazione, poi tra febbraio e aprile abbiamo fatto il grosso dell'import, salvo alcuni strascichi, e verso aprile è iniziato il corso di formazione che è andato avanti fino a giugno. E a quel punto noi abbiamo consegnato alla regione un pacchetto di dati, inclusi anche quelle delle biblioteche, dicendo questi sono stati importati, potete dismettere il database, il vostro personale le può gestire, potete integrare nel vostro sito. E a dicembre 2020 è uscito il sito biblio.toscana.it che usa anche questi dati. Il database di Biblio Toscana, cioè tutto quello che loro avevano, e riguardava i dati di oltre 13 reti con tutti i record di tutti i libri, quindi tutti i software che utilizzavano per queste reti distinte per tutta la regione, e quindi parliamo di 9 milioni di record, e il loro sito gestisce tutto questo, però una parte importante del sito per sapere dove prendere un libro è appunto il dato di dove è fisicamente il libro in quella biblioteca, quindi
le coordinate, l'indirizzo, eventualmente il contatto per telefonare, per sapere se si può entrare oppure no, se la biblioteca è ugualmente chiusa o quant'altro. Queste sono le schede delle biblioteche di Wikidata. Quindi tutto il nostro lavoro riguardava quelle schede e altre, poi loro l'hanno integrato nel loro sito. Ovviamente, perché è una cosa importante, io do una visione dal punto di vista di noi wikimediani, non tanto dal loro progetto che è sicuramente molto ben strutturato e l'abbiamo visto più in dettaglio nel talk della scorsa settimana all'Internet Festival. Noi abbiamo dimostrato come si può riversare il database in amministrazione, ma soprattutto con una strategia di alfabetizzazione del personale con tutto il corso di formazione. Nello specifico era una regione, quindi era un'amministrazione di un livello piuttosto importante. Il database era quello del sistema cultura, che riguardava tutti i luoghi della cultura toscani, ed è abbastanza completo. Diciamo che nella mia esperienza dovrebbero esserci, a quanto ho potuto constatare, tutti gli archivi di tutte le biblioteche, manca ancora qualche museo qua e là. Musei forse qualcuno mancava, ne ho trovato qualcuno che non c'era, parlando invece nel corso di Wikilove Monument. Però parliamo di una discreta quantità di dati che la regione aveva un discreto problema a gestire, perché la pubblica amministrazione aveva un discreto costo gestionale ogni anno, poi ovviamente i software diventano obsoleti, vanno ristrutturati da capo tutte le architetture, va riformato da capo il personale, e noi invece abbiamo dimostrato che se tu metti i dati su Wikidata garantiamo che l'apprendimento è semplice, oggettivamente lo è, si può usare poi per altre funzionalità in futuro, e soprattutto Wikidata è molto stabile. Questo è lo stesso concetto che abbiamo ripetuto all'Internet Festival, che secondo me è in assoluto forse quello che buca di più con le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui voi un giorno dobbiate gestire con qualche dirigente più riottoso o più dubbioso la possibilità effettivamente di trasferire tutto su Wikidata. Il vero vantaggio è che, esattamente come Wikipedia è più o meno stabile come architettura di fondo da oltre 20 anni, tale sarà probabilmente Wikidata, perché sono piattaforme nate per essere molto robuste e interfacciarsi a lungo con tutto il resto della rete. Questo sicuramente riduce moltissimo i costi gestionali, ma anche di formazione del personale. Questo è stato probabilmente l'effetto chiave, cioè la regione poteva finalmente togliersi un database che ha coltivato per 30 anni, ma con degli enormi costi di gestione, suppongo enormi, ma comunque considerevoli, gestione, aggiornamento e costante. E invece così il personale è stato formato una sola volta, e l'obiettivo anche da parte della regione e gli sviluppi futuri è continuare a usare sempre di più Wikidata per questo progetto. Vedremo poi alla fine gli sviluppi futuri, le potenzialità sono notevoli, dipende poi dove si trovano le risorse per farlo. Questo è concretamente per farvi capire di cosa sto parlando. Se voi andate su Biblio Toscana, vedete proprio che c'è in alto la mappa delle biblioteche della Toscana, e sono la classica mappa su OpenStreetMap che noi usiamo con tutta la densità che poi allargare, vedere in dettaglio che cosa c'è, cosa non c'è su ogni punto, e praticamente se tu allarghi arrivi su una biblioteca, sia pubblica che privata, perché comunque il database della regione non aveva soltanto biblioteche comunali, che sono una responsabilità ovviamente della regione, ma proprio tutte le biblioteche, tutti i sistemi di prestito, incluse quelle degli arcivescovadi, delle università, dei privati, dei centri culturali, dei musei locali privati, di fondazioni che si occupano di un tema specifico, veramente le aveva praticamente tutte, quindi tutte sono state messe lì in rete. E ovviamente questo è utile perché il sito poi ha delle funzionalità molto più avanzate, ti permette di trovare libri simili per un catalogo, ti dice dove possono trovarli nella biblioteca vicino a te, cioè c'è tutta una serie di funzionalità molto avanzate. Però diciamo il nostro piccolo pezzettino sul sito è questo. Infatti se tu espandi la mappa, vedi appunto, per esempio, se tu espandi su Ponte d'Era, ci sono due puntini perché probabilmente ci sono sempre delle piccole sovrapposizioni o magari c'è un piccolo spostamento, magari l'altro è la biblioteca, che ne so, del Museo Piaggio lì vicino, ma in ogni caso vedete c'è la biblioteca comunale Giovanni Gronchi sul suo punto preciso e c'ha l'email, il telefono, il link al sito web e anche eventualmente il link al catalogo dove uno può andare a vedere i dati. Ecco, tutta questa architettura in questo momento si basa sull'import che abbiamo fatto su Wikidata in generale. In questo momento vi faccio vedere innanzitutto il risultato finale. Su Wikidata ci sono delle schede che hanno delle label, delle etichette abbastanza chiare, con delle descrizioni più o meno strutturate. Man mano che ho fatto l'import ho anche messo delle descrizioni in più lingue, già che c'era. Ora qui vedete quelle, io di default l'inglese, legge l'Italia, quindi fa vedere inglese, poi le lingue più
utilizzate o affini nella penisola italiana, quindi fa vedere l'italiano, il francese e il sardo, ma perché li parametrizza così, ma in realtà ho messo anche le label in tedesco e così via. Le istanze, cioè che cos'è una biblioteca, o anche più specifiche vedremo più avanti, ognuno di loro modificabile poi più avanti dai membri che stanno nella rete, ma voi dovreste essere quasi tutti più o meno esperti dopo tanti seminari, quindi sapete più o meno come si entrano le schede di Wikidata. C'è anche, in questo caso è stato anche specificato rispetto a chi è nominata la biblioteca, è stato messo il paese, le coordinate, che è uno degli elementi chiave, che era fortunatamente in quasi tutti gli item del database che usa il nuovo sito, il membro della rete bibliotecaria di cui fa parte, l'indirizzo, in modo tale che sia chiaramente leggibile, il comune, ovvio, fino anche all'identificativo dell'ISIL o dell'ICU, ma comunque quell'identificativo standard delle biblioteche, che era in buona parte del catalogo. Magari c'erano alcune biblioteche che non hanno un codice ISIL, che avevano un codice ISIL posticcio, quindi andavano tolte, poi vedremo, però diciamo il grosso delle biblioteche che avevano un codice ISIL era riportata come tale, quindi siamo riusciti anche a creare schede con un identificativo chiaro nel caso delle biblioteche o nel caso degli archivi, non nel caso dei musei. Vedremo, il corso ha un po' provato a risolvere questa mancanza per dare più solidità. Ho fatto, immaginate, io voglio semplicemente guidare mentalmente, voi siete un'istituzione, parlate col vostro dirigente, avete un database, ovviamente dovete controllare la questione del credito, della licenza, e questo si aprirebbe una parentesi molto lunga di dibattito, perché nella pubblica amministrazione sappiamo che la CC0 è vista con un certo sospetto ancora in molte regioni, però immaginate che voi vogliate appunto fare questo tipo di import. La cosa fondamentale che vi consiglio è di creare una pagina del progetto su Wikidata. È una cosa fondamentale per non perdere traccia di tutto quello che viene fatto, e secondo me aiuta molto, e vedremo in alcuni passaggi successivamente. Quindi focalizzatevi prima, iniziate a creare l'architettura della, quando sapete che avrete una cosa da importare, cioè avrete un file che è lì fisico, iniziamo a creare l'impostazione dell'import. Wikidata, due punti, e scrivete l'import. Se volete poi guardiamo anche come l'abbiamo categorizzata, la categoria specifica. Se cercate questa per avere spunto, troverete lo spunto. Infatti, se notate, ci sono le varie sezioni. Una è l'import vero e proprio, e la seconda è il corso di raffinamento dopo l'import che serve a insegnare al personale. Io vi consiglio caldamente, quando farete questo tipo di import, di associarli sempre a un corso di formazione. Sempre. Perché noi di import ne abbiamo avuti tanti in passato. E anzi, sono un problema che spesso ne abbiamo troppi di persone che lasciano dei dati e poi spariscono, vanno a fare altri import ancora, ancora e ancora. Mentre invece servono persone che gestiscono costantemente il database. Noi ci siamo trovati per la prima volta dall'altra parte della barricata, nel senso che noi in genere eravamo gli utenti che stavamo a ripulire gli import che gli altri ci davano. E sapevamo che era un lavoro faticoso, noioso, e che a volte ti trovi delle situazioni in cui pensi che qualcuno, se avesse fatto un pochino più di attenzione, ti faceva risparmiare molto più tempo a te, che poi devi ripulire questi import. Quindi noi l'abbiamo pensata come l'import fatto a modo che noi utenti normali vorremmo vedere fatto, cioè come lo vorremmo vedere fatto un import ben chiarito, con una pagina specifica dove ci sono tutte le informazioni, e che è strutturato in una parte dove c'è descritto come è stato fatto l'import, che poi vedremo, e in una parte dove ci sono dei corsi di formazione dove la gente viene spiegato come mantenere l'import. L'una e l'altra sarebbe l'equilibrio ideale di questa situazione. Più ovviamente poi c'è anche una parte di monitoraggio, le query per vedere tutto, per avere le metriche. Però diciamo, mi concentro soprattutto sulle prime due. Visioni, quella top-down verticistica dall'alto e quella bottom-up dal basso fatta dagli utenti, devono coesistere nel progetto. E se posso dire, in realtà quella dal basso è in realtà per noi quella più importante, perché è quella che fissa delle competenze, non solo perché questi dati siano gestibili e utilizzabili in futuro, ma in generale perché le persone che abbiamo formato potranno continuare a usare Wikidata in ambiti estremamente diversi in futuro. Mentre invece se avessimo semplicemente preso il pacchetto, l'avessimo importato, a parte che noi da soli non potevamo stare a mantenere tutto l'enorme quantità di informazioni, e poi si sarebbe avuta la classica situazione in cui viene riportata un'informazione sbagliata e la persona critica dice ma perché l'avete fatto? Ho fatto un archivio che non è tenuto, non è gestito, eccetera. Quindi non lo volevamo minimamente a livello di PR
fischia benissimo, una cosa del genere, ma soprattutto, cioè, se non diffondi delle competenze, un archivio di milioni e milioni e milioni di item non lo puoi tenere in piedi. Quindi, fin dall'inizio noi eravamo orientati, il nostro obiettivo era proprio il corso, molto più dell'import. L'import è stato interessante, ma l'obiettivo finale era la didattica del corso. L'import l'abbiamo fatto con OpenRefine. In generale, quando voi farete un import, avrete probabilmente un qualche foglio di dati che viene esportato dall'archivio. Facciamo conto che generalmente, ora so che tutti vorrebbero dei file in dei formati assolutamente liberi, eccetera, ma in generale, parlando della pubblica amministrazione italiana, è abbastanza ragionevole aspettarsi che una delle modalità di import sia il foglio Excel. Il foglio Excel che quasi tutti più o meno sanno usare, o che almeno possono rapidamente imparare a usare, perché ci sono delle funzionalità di Excel molto solide per la combinazione, la ricombinazione delle celle, la divisione, eccetera, diciamo, si possono trovare descritte abbastanza bene online. Quindi in generale voi state lavorando con un foglio, probabilmente Excel. Questo foglio ha dei dati, questi dati li importerete, e il modo con cui noi li abbiamo importati è lo strumento di OpenRefine. OpenRefine è uno strumento bello, potente, a volte anche alcune funzionalità di riadattamento dei dati in locale, tipo della divisione, della combinazione delle celle, però è estremamente legnoso e lo troverei abbastanza disorientante parlarne in questa presentazione, perché è molto meglio farci una presentazione a parte interamente dedicata. E mi è stato detto che GBMAB sta già per procedere a fare delle esercitazioni di OpenRefine semplici e più avanzate, quindi... Io adesso parlerò soprattutto su come abbiamo adattato il foglio Excel, non su come e sul risultato, non su come l'abbiamo fatto e come abbiamo gestito per Refine, perché quello è meglio che ci sia un corso dedicato con degli esempi più semplici, secondo me, perché noi abbiamo fatto veramente tantissimi tipi diversi di importazione, più o meno specifici, e sarebbe molto dispersivo. Peraltro OpenRefine, ve lo dico, quando andrete a utilizzarlo, vi toccherà fare pratica, se non lo conoscete, con degli import molto piccoli. Quindi preparatevi che una parte del vostro progetto sarà voi prendere un import di un foglio di metadati di 10-15 righe e ammattirci una o due settimane a tentare di capire le legnosità di OpenRefine. Alcune cose magari vi vedranno sconfitti all'inizio. Per esempio, all'inizio, detto proprio chiaramente, non riuscivamo a capire un baco per l'importazione di numeri di telefono, perché qui cosa ho fatto? La prima parte che ho importato, ad esempio, erano le reti bibliotecarie, perché non avevano il numero di telefono. Quindi avevo un foglio Excel con le reti bibliotecarie, che era 10-15 righe, molto piccolo, non aveva questo campo particolarmente fastidioso, perché la rete bibliotecaria è una cosa estesa, non è un luogo fisico preciso, e quindi mi si prestava bene. Penso sia stata la prima cosa che ho importato. Poi ho importato tutte le biblioteche che non avevano il telefono nell'archivio, perché non andava importato, e poi alla fine finalmente sono riuscito a capire come risolvere questo problema, che non riusciva a importare il numero di telefono. Però ecco, per dirvi... ci saranno molti tentativi, è normale quando si usa OpenRefine. E quindi continuiamo all'analisi delle nostre pratiche per questo import e che cosa più o meno abbiamo fatto. Quindi noi ci siamo trovati a importare i dati relativi a 17 reti bibliotecarie. Notate che qui si inizia a vedere la differenza tra gli archivi. L'archivio che usano loro per il sito web di Bibliotoscana, che è quello che ha dato origine al tutto, per cui poi noi siamo stati coinvolti, ha i dati di 13 reti bibliotecarie, ma il sistema cultura della regione, che mappa tutta la cultura, mappa anche altre reti bibliotecarie che non sono inserite nel loro sistema, però sono nel file del sistema dell'archivio che aveva l'assessorato. Queste includono 1117 biblioteche, di cui loro ne hanno usati circa 1110, quindi ci sono le biblioteche che loro non considerano, ma che noi abbiamo comunque mappato, 318 archivi, molti a volte sono semplicemente gli archivi istituzionali dei comuni, perché in Toscana esiste una legge per cui la biblioteca è, credo dalla fine degli anni 70, abbiamo dovuto ripercorrere anche un po' la legislazione, ce l'ha spiegata Susanna. Fate conto che la Toscana abbia al momento, dopo varie fusioni e acquisizioni, poco meno di 300 comuni. Quindi molti di questi archivi sono gli archivi comunali, più altri archivi ovviamente. Sono intimamente collegati alle biblioteche, tant'è vero che a seconda delle zone l'archivio ha sede o dove è la biblioteca comunale o dove ha sede il municipio formalmente, ma magari anche comunque la biblioteca comunale. Poi abbiamo 843 musei, e nonostante questo ne manca qualcuno, come ho detto, ne ho trovati tranquillamente che non sono stati integrati nella regione, e poi 386 fondi archivistici,
quindi c'era un file con oltre 386 fondi collegati a varie biblioteche, non tutte le biblioteche hanno elencato i loro fondi, alcuni hanno elencato che avevano un fondo ma non hanno dato specificità, quindi quelli veramente descritti erano 200. L'unico file che non abbiamo importato è quello dei fondi. Non l'abbiamo importato perché abbiamo pensato, l'abbiamo lasciato come alcuni esercizi nel corso, però era quello più sguarnito e, ripeto, molti avevano delle descrizioni estremamente discorsive, cioè avevo una cella con una descrizione discorsiva lunghissima, che si presta bene, secondo me, in futuro per altri corsi in cui può essere integrato nelle voci delle singole biblioteche. Sarà molto interessante. Quindi quello non l'abbiamo considerato. Cosa sono questi database? Ed immaginate un foglio Excel, peraltro un foglio Excel suddiviso in vari sottofogli, per cui spesso, a seconda di quale parte del database esporti, tu hai vari fogli Excel da ricombinare. Quindi, per esempio, se vai nelle biblioteche, c'hai un foglio Excel dove ci sono tutti i contatti, quindi con gli indirizzi, ma magari poi hai un foglio Excel dove invece ci sono tutte le aree tematiche delle biblioteche. Quindi dice se una biblioteca è più a tema religioso o se è una biblioteca comunale o che altro. E quindi il primo, e magari il primo con tutti i contatti è in assoluto il più completo, e questo vale più o meno per tutti gli archivi, anche per quello dei musei. Ci sono proprio tutte le informazioni di riferimento basico, standard. Poi invece negli altri ci sono informazioni più raffinate, tipo per esempio anche l'accessibilità ai disabili, per dire. La prima cosa che bisogna fare è avere una certa manualità dei fogli Excel, almeno lo è stato nel nostro caso, perché noi ci siamo dovuti mettere a ricombinarli. Quindi significa che tu devi prendere i fogli Excel di uno, copiarli, incollarlo al lato, poi fare un controllo cella per cella spostandoli in modo tale che sia tutto allineato. Ovviamente questi controlli, se uno ha più o meno delle competenze di Excel, inizia a imparare come si fa, ad esempio, a far dire a Excel un risultato se due celle hanno lo stesso valore. Quindi io nel mezzo magari mettevo una cella dove c'era scritto se il comune a destra e quella a sinistra coincidono, se allora colorati di verde, se non coincidono colorati di rosso, per dire. Allora visivamente io vedevo subito dove iniziavano a saltare dei passaggi, dove dovevo spostare le celle in modo tale da allinearle. Quindi questo è una cosa che prende qualche pomeriggio. Magari poi se ci prendi la mano, all'inizio vuoi essere sicuro di fare tutto a modo, quindi sei particolarmente lento, poi diventi più rapido. Però immaginate quindi che un lavoro, nel caso di questo database, ma che potrebbe essere anche un qualunque altro database con cui lavorerete, perché non sai mai come te lo esportano, è stato prendere tutto questo e riallinearlo. Cioè riallinearlo in modo tale che queste le informazioni nelle colonne G, H, I, J, che sono fondamentalmente altro tipo più specifico, venissero e fossero allineate a tutto il database precedente. Una volta fatto questo lavoro e quindi messe anche delle celle vuote, per cui per esempio se noi abbiamo la biblioteca che non ha riportato l'informazione dell'accessibilità disabili, che magari è la colonna G in questo file che sto rappresentando, una volta ricombinato quella colonna sarà vuota. Altre magari erano vuote in archivio fin da subito, cioè magari una biblioteca non aveva dato le informazioni sul suo contatto, perché magari è una biblioteca che poi è stata dismessa, è stata ripresa e non c'è stata continuità e non è stato aggiornato. E quindi una volta fatto questo bisogna iniziare a ragionare come importarlo questo foglio Excel. E allora inizi a renderti conto che comunque le celle, una volta che le hai ordinate eventualmente, non sono magari nel formato più semplice. Classico esempio, in alcuni fogli, non tutti, ma in alcuni fogli, c'era l'indirizzo, era riportato in modo estremamente specifico, mettendo a parte quello che si chiama il DUG, che adesso non mi ricordo mai per cosa sta l'acronimo, ma cos'è, la denominazione urbanistica generale o qualcosa del genere. Quindi tutta la parte via, piazza, corso era spezzettata. Poi c'era il cuore dell'indirizzo e poi c'era il numero civico spezzettato. Per quanto io sia assolutamente un fan delle cose molto analitiche, diciamo che al momento il campo indirizzo su Wikidata lo mettiamo discorsivo, per cui in questo caso immaginiamo che la E fosse il DUG e la F fosse il cuore della denominazione dell'indirizzo, le colonne E e F io le devo riunire in un'unica colonna. Questi sono passaggi che puoi fare o su OpenRefine alla fine o sulle celle di Excel, dipende dalla manualità che hai. A volte alcune cose le impari a fare su Excel, altre le impari a fare su OpenRefine, perché OpenRefine a volte può essere più semplice
di Excel, o più complesso quando si tratta di combinare le colonne di dati. Altre cose invece le devi spezzettare, per esempio il numero di telefono abbiamo impiegato un po' a capire che lo dovevamo importare spezzettando il prefisso dal numero. E ovviamente ci sono prefissi a 3 e prefissi a 4 cifre, quindi anche questo non è proprio il massimo dell'agevolezza, però un lavoro che abbiamo dovuto fare quindi è spezzettare, immaginate che la colonna B sia il campo del telefono, abbiamo dovuto spezzettare in B1 e B2 e prefisso e cuore del numero telefonico, ma può succedere così. Quindi cioè, i primi 2 mesi sono andati nel capire fino in fondo tutti questi dettagli, in modo tale che quando si pigiasse il tasto enter dell'import fosse tutto abbastanza a modo e non ci fossero più problemi, non ci fossero più bug, non ci fossero più dispersioni. Queste sono le versioni, per esempio questo è il file delle biblioteche, alla data del 10 gennaio 2020, quando mi è stato consegnato dalla regione, quindi il dato di export era 10 gennaio 2020. È un foglio di lavoro oppure in formato ODS, mi pare che poi ho continuato a lavorare in questo caso ODS, perché una volta, perché ovviamente il foglio Excel aveva più campi, una volta che uno inizia a unificarli e sta su un file unico, gestirlo come ODS effettivamente non è così complesso, mentre invece il foglio Excel potrebbe avere dei bachi se tu hai più fogli Excel nello stesso documento, salvando in ODS, almeno mi pare di ricordare. In ogni caso sono andato su ODS, vedo poi a un certo punto sono ritornato su Excel. Vabbè, in ogni caso, cosa sono queste versioni? Sono io che progressivamente sto prendendo questo foglio e sto facendo tutti i vari passaggi di unione, ripulitura, divisione, controllo, e si arriva fino a discrete versioni. Tant'è che il vero import inizia verso la 14, quando sono arrivato a analizzare il campo dell'ISIL o dell'ICU, che dir si voglia, e lì è dove l'abbiamo già analizzato nei mesi precedenti, parlando con i funzionari della regione, c'erano alcuni codici inventati, perché cosa è successo? Che il database richiedeva quel campo e laddove la biblioteca non aveva un codice ICU, gli è stato dato un artificioso facilmente riconoscibile, perché a quel punto per fare prima lì è dove ho iniziato a sdoppiare il file, quindi ho messo da una parte quelle che avevano un ICU inventato, da una parte quelle che non l'avevano e poi ho tolto quella colonna. La versione 14 in poi l'import si biforca, e perché si inizia veramente a importare, perché una volta tolta quella colonna ho potuto importare quella parte e così via. Ovviamente queste 13 versioni sono lì perché io sono stato molto accurato. Il consiglio che vi do quando voi appunto state preparando un po' Excel per l'import è di essere molto progressivi e versione dopo versione togliere le varie situazioni. Ok? Voi le togliete tutte, una volta che le avete tolte, cioè voi le salvate tutte, togliete una colonna, modificate una colonna e salvate. Così facendo, se ci fosse un problema, potete risalire alla base. A questo punto avrei anche potuto cancellarle tutte, ma non sono particolarmente pesanti e le ho tenute tutte sul mio computer. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito dei campi, abbiamo diviso dei campi, abbiamo modificato dei campi. Vi ho fatto l'esempio, per esempio, del ISIL che andava rimosso, ma per esempio questo includeva anche i cellulari dei privati, perché alcuni contatti erano cellulari di persone private, che ovviamente io ho dovuto chiamare per cortesia, mi hanno ovviamente confermato, che mi ha risposto che non era il caso di mettere il loro cellulare privato sul database pubblico, ma cioè, magari mi andava anche bene, se mi andava bene io ce lo lasciavo. Poi magari alcune correzioni di coordinate, cioè può succedere che uno per esempio si sia confuso e abbia palesemente invertito la latitudine e la longitudine, oppure abbia dimenticato una cifra, ma proprio lì lo vedi a occhio, cioè vedi una longitudine normale e poi vedi la latitudine che manca palesemente una cifra davanti e finisci in mezzo all'oceano indiano, perché chiaramente uno ha dimenticato di digitare una cifra all'inizio. Queste sono le cose più evidenti che noti subito, ma le noti a occhio dopo che le hai scorse un po' e le puoi correggere immediatamente, non è particolarmente complesso. E poi ovviamente bisogna inserire dei campi, per esempio il paese, perché ovvio che il database della regione non dice che il paese è l'Italia, ma quando tu crei l'elemento paese Italia lo devi specificare. Ovviamente in questo caso non lo puoi direttamente mettere su PenRefine, ma per esempio la combinazione delle celle, la descrizione la puoi ricavare combinando la stringhe presenti nelle celle, quindi dici biblioteca sita nel comune di X, no? Che è molto più semplice di biblioteca A, perché alcuni comuni hanno le lettere, hanno le cose, invece
se dici biblioteca, sita nel comune di, e poi metti il nome del comune, è un po' legnoso, ma va abbastanza bene. E così in inglese, in francese e quant'altro. Ecco, per esempio, questi campi io li ho creati tutti sul foglio Excel, combinando i valori delle celle in modo tale che fossero già pronti. Ma in alcuni casi ho fatto così. Un'altra cosa interessante, man mano che stai facendo tutto questo, e qui lo vediamo per esempio nell'esercizio poi manuale che loro hanno fatto, è che ragioni anche molto sulle nuove ontologie. Cioè tu sei qui che maneggi tutti questi dati, a un certo punto ti rendi conto che non tutte le librerie sono uguali, non tutte le biblioteche, scusate, sono uguali, e non tutti i musei sono uguali, ma esistono delle tipologie specifiche. E spesso scopri che queste tipologie non sono ancora su Wikidata. Quindi parti dal presupposto che tu magari puoi fare un import generico, ma poi ci sarà un corso, questo per esempio è l'esercizio del corso, dove gli viene chiesto alle persone di magari raffinare l'istanza, quindi di mettere un'istanza più specifica, è uno degli esercizi che abbiamo fatto, e allora abbiamo iniziato a creare magari degli elementi che loro potessero usare nel fare questo lavoro che mancavano. Un esempio, per esempio, lo vedete dal nome, dal codice, molto più alto degli altri, Bibliocop, ad esempio, un tipo particolare di libreria in Toscana, viene fatta d'intesa con la COP, vengono fatte delle piccole biblioteche nei centri commerciali. Riguarda una dozzina di elementi, è molto specifico alla Toscana, però se uno lo vuol fare come esercizio manuale di sistemare, lo può fare e quindi tanto vale crearlo. Ancora più interessante, nel caso dei musei, ci siamo resi conto che non è mai stato creato l'elemento relativo ai musei religiosi. Che molti di questi musei nel database magari erano i famosi musei diocesani, sono molto ben forniti, e quindi abbiamo dovuto creare un elemento specifico. Questo è interessante perché riguarda una dozzina di casi nel nostro database, ma riguarda migliaia di casi nel resto del mondo. Quindi se nel momento in cui tu lo crei, crei un elemento a disposizione per tutto il resto di import simili, di manutenzioni simili che saranno fatte. Nel fissare, per esempio, alcune di queste nuove istanze, nell'utilizzarle, sono andato a migliorare elementi in Canada o in Francia, in tutt'altro paese che ne avevano bisogno in ogni caso, già che c'ero ne ho trovato qualcuno oltre fuori dalla Toscana. Ecco, questa è una cosa molto importante secondo me, perché quando spesso si fa un import, cosa si fa? Si usa quello che c'è. Cioè il classico import superficiale è l'import che si limita a mettere un'istanza generica, per esempio nel caso delle istanze, e non ha particolare interesse per le istanze specifiche, per le sottoclassi. Però magari se mancano è perché qualcuno le deve ancora fare. Tanto vale che le fai tu, se puoi nel corso dell'import o del corso puoi utilizzarle. Questo è un altro elemento su cui ci siamo particolarmente dedicati con Camillo, ma anche con i funzionari della regione che ci hanno dato dei feedback relativi al loro settore, in quei 2 o 3 mesi prima di pigiare il famoso tasto Enter e di mandare l'import direttamente creando tutti gli elementi. La versione finale del nostro import era quindi un import con delle celle divise, delle celle unite, delle celle nuove, per esempio quella del paese o quella della descrizione o cos'altro, e delle celle che sono state scartate eventualmente per il futuro o per esercizi manuali. Quindi faccio subito per capirsi. Per esempio i fondi, cioè i fondi non erano presenti soltanto nel database dei fondi, ma anche su quello delle biblioteche, dove era detto che c'era un fondo, perché c'era un minimo di rapporto tra i vari archivi. Quindi per esempio il personale delle biblioteche al corso poteva mettersi a fare gli elementi dei fondi, quindi prendere le informazioni relative ai fondi e dargli un'utilità. Non è che le abbia fatte tutte, però insomma cioè, quello andava bene per il corso manuale. Altre colonne invece non potevano andare bene per il corso manuale perché erano informazioni molto specifiche relative alla proprietà, di cui magari si dovrà parlare più avanti. Oppure per altri tipi di progetti, tipo per esempio l'accessibilità ai disabili è molto interessante, ma riguarda OpenStreetMap. E quindi quello che abbiamo detto alla regione è, vabbè, noi informazioni ce l'abbiamo, e poi Excel ce l'abbiamo, e lì salvate in doppia copia. Se un giorno vogliamo fare un corso su OpenStreetMap, lo ritiriamo fuori e insegniamo alla gente come di guardare l'elenco delle biblioteche che hanno l'accesso ai disabili e riportare le informazioni su OpenStreetMap. Non scade, sta lì. Quindi cioè, anche quello che non è stato importato ha avuto un'ipotesi di lavoro per il futuro, al di là della dismissione del database. Quindi abbiamo dato una serie di spunti, però l'import specifico diciamo era sul
alla fine direi il 70% delle informazioni, perché molte delle informazioni non importabili sono così specifiche che non sono nemmeno per tutte le biblioteche, ecco, quindi cioè non è, anche se sono magari, anche se il numero di campi che se abbiamo tralasciato sembra la metà di quelli che abbiamo importato, alla fine le pagine descrittive. Le pagine descrittive sono importanti e noi ci abbiamo scritto veramente di tutto. Quando dico di tutto, intendo dire che proprio non abbiamo omesso nessun dettaglio. Voi potete essere tranquillamente meno precisi, non è assolutamente un problema. Vi consiglio di sforzarvi di farlo, di essere più analitici possibile. Per esempio, questa è la sottolineatura che riguardava l'input del dataset. L'architettura dataset inputs, che sono altre pagine di data. Se voi andate a vedere l'architettura avrete degli spunti di come crearle per il futuro. E ci sono delle informazioni, come abbiamo visto, molto accurate. Per esempio, un'informazione specifica, penso che voi vediate comunque il nostro puntatore, Bisil 912. 505 hanno un numero di telefono a 4 cifre, 372 a 3 cifre, 35 non hanno un numero di telefono, 204 hanno un QI easily inventato, questa era quando stavamo ragionando come spezzettare i due database. Poi ci sono alcune informazioni, per esempio, su alcuni identificativi che abbiamo trovato, alcune le abbiamo scritte nelle pagine di talk degli elementi, alcuni codici di elementi che sono stati identificati. Ogni piccolo dettaglio io andavo e lo scrivevo sulla pagina. Non dico che voi dobbiate essere così precisi, però se lo volete fare, qui tanto comunque lo dovete scrivere da qualche parte mentre sistemate l'import, per cui io vi consiglio di scrivere direttamente sulla pagina di raccordo dell'import. Avanti. Cosa servono queste pagine descrittive? Tra le altre cose, a dire chiaramente dove la gente può cercare le informazioni sull'import. Una delle cose che noi non ci piace da volontari, quando qualcuno prende e scarica di tutto, è che veramente non ti dà un contesto, non ti dà un'informazione. Mentre invece noi siamo stati molto accurati, non solo abbiamo messo la pagina, ma vedete, l'abbiamo messa nel summary, nell'edit della voce. Quindi cosa è successo, per esempio? È successo che nella nostra pagina, nella cronologia, quando io l'ho creata, c'è scritto chiaramente l'import dell'archivio della regione toscana e vedere la pagina vecchi data sistema ovviamente raffinati durante le prossime settimane, i dettagli poi mandano al corso, quindi c'è proprio, sono stato assolutamente chiaro, quindi chiunque aprisse questa pagina aveva chiaramente l'idea che c'era un lavoro in corso, che non è una cosa scaricata lì tanto per scaricarla, che c'era una descrizione estremamente completa e così via, così via, così via. Allora, tra l'altro, in questo senso potete notare come successivamente ci sono anche gli editi del corso. Adesso vedete la tecnologia di Luca, è una delle studentesse che ha partecipato al corso di formazione, o se può segretaria, insomma, ora non mi ricordo che ruolo avesse nella biblioteca che di anzianità. Insomma, è una persona che ha lavorato. Quindi ci sono stati degli intenti generali che hanno ovviamente fatto delle, per esempio, non so se noi oggi, non mi ricordo neanche quale sia il suo nome, però per esempio Z, che è un utente competente, è passato sull'elemento verso aprile e ha visto che non c'era nominato da e l'ha inserito lui. Il classico edit da utente esperto. Poi è passato un utente altrettanto esperto che ha messo una descrizione in coreano basandola su quella inglese e poi è iniziato il corso. È iniziato il corso e il corso ha fatto ulteriori modifiche che vedete, per esempio, si è occupato. Allora, l'altra cosa fondamentale che vi consiglio quando farete un import su OpenRefine è fare in modo che nei vostri elementi la reference sia veramente ben curata. Una delle cose che non è piacevole quando si va da utenti, ci si imbatte in una cosa che è stata importata, è che i riferimenti siano per esempio degli URL generici. Tipo per esempio URL generico e ci metto l'URL generico. Per esempio immaginate che ci abbia messo qui, non dico l'URL generico all'archivio perché l'archivio non è più online e forse non era neanche prima in parte, ma immaginate che qualcuno avesse messo l'URL della regione toscana. Che è roba della regione toscana, regione toscana, cioè non si fa così, purtroppo qualcuno fa così. Quindi noi abbiamo messo una cosa molto chiara, in cui abbiamo messo
dove è indicata l'informazione, in questo caso l'elemento del sistema cultura. Vi ricordate quando ho detto dell'ontologia? Abbiamo creato proprio l'elemento dell'archivio sistema cultura, database, regione toscana, eccetera, eccetera. Il retrieved, cioè quando è stato, addirittura quando è stato preso, non siete obbligati a essere così precisi, ma non vi costa molto. In questo senso, per esempio, noi sapevamo che il file era esportato il 10 di gennaio, quindi è consultato il 10 gennaio 2020. All'interno del file, alcuni dei campi erano, per esempio, la data di pubblicazione, cioè quando era stato inserito nel sistema, eventualmente quando era stato modificato per l'ultima volta. In questo caso sono lo stesso, la data di pubblicazione, ma in alcuni di questi input noterete che è stata specificata una data di modifica diversa. Anzi, è abbastanza frequente perché cos'è successo? Che poco prima di dismetterlo, la regione ha dato a tutte le persone che avevano accesso, gli ha ricordato che era l'ultima occasione, soprattutto se non avessero partecipato dopo al corso, di aggiornare i dati. Quindi negli ultimi mesi, novembre, dicembre, un sacco di persone hanno editato queste schede che magari non editavano da anni. E quindi non sempre last update è stato, ovviamente io uso in inglese, non sempre è lo stesso della data di pubblicazione. Beh, a posto così, siamo tutti più contenti. Le prime volte ero un po' preciso anche io, non ho messo tutti i campi, magari gli ultimi due nei primi import me li dimenticavo e non sono certo andato a inserirli a mano. Però ecco, se provate a fare lo sforzo di essere molto chiari nell'indicare il tipo di fondazione, è meglio per tutti. Se poi il vostro database rimane anche in rete, quindi uno dei database che non viene dismesso, ma rimane sincronizzato con Wikidata, però comunque non viene dismesso, e quindi è possibile fare un codice specifico, nemmeno un URL, ma proprio un codice specifico alla pagina, quindi identificativo, meglio ancora ci mettete quello come fonte. Io vi consiglio di provare a farlo. E adesso veniamo al corso, quindi noi una volta che abbiamo trasformato ognuna di queste righe del nostro archivio dell'import è diventata un item, un elemento di Wikidata, quindi non è più biblioteca Gronchi il mio database, ma è l'elemento della biblioteca Gronchi. Ognuna di queste codici è diventata una proprietà specifica di Wikidata, dalle più standard, dalle più esotiche. Rimane appunto il corso vero e proprio, che è dove noi insegniamo alle persone a completare le tabelle le informazioni mancanti che non c'erano nel database, quindi mancava il numero di telefono, ce lo metto adesso, eventualmente con una fonte esterna tipo il sito web, noi le abbiamo veramente insegnato come puntare tutto a modo, eccetera. Oppure alcune cose vanno proprio corrette, cioè io non ho partecipato alla modifica, cioè la rete bibliotecaria per esempio ha nominato per il corso di Wikidata una persona nuova che non era quella che aveva accesso all'archivio, quindi non aveva potuto modificare quel dato e lo fa passando da Wikidata. Quindi nel corso di formazione vede che il numero di telefono è sbagliato e lo corregge. E questo appunto è il corso, e ne abbiamo fatti addirittura due perché c'erano molte persone. Se fate un corso, la dimensione secondo me migliore non è sopra le 12, soprattutto di quelli online, come si è fatto nel periodo della pandemia. Farlo sopra 12-15 studenti inizia a diventare faticoso, e in generale consiglio sempre di fare dei corsi il più omogenei possibile come studenti. Noi ci siamo trovati che non era possibile separare quelli degli archivi, delle biblioteche e dei musei. Ora, archivi e biblioteche sono ancora compatibili e hanno una mentalità più simile a Wikidata, quindi imparano in fretta, ma quelli dei musei spesso hanno un livello diverso che è più basso relativamente a questo, perché magari sono stati assunti per altre, magari sono persone molto brave sui canali sociali, sono persone molto brave sull'organizzazione degli eventi, ma non hanno la mentalità che magari ha un bibliotecario nella gestione dei dati, che è molto più affine a Wikidata. E questo livello, questa disparità di livello, complica decisamente il corso. Quindi nel momento in cui organizzate questo tipo di import con le pubbliche amministrazioni, e come vi ho detto, buona pratica associare un corso, il mio consiglio è, probabilmente forse risparmierete più tempo, invece di fare un corso unico, di fare anche due corsi in parallelo, perché poi le slide, gli esercizi possono anche essere molto simili, non è? Però risparmiate più tempo perché oggettivamente un corso di livello omogeneo apprende più rapidamente. Cioè io ho avuto l'impressione alla fine del corso che seriamente se avessi messo le persone delle biblioteche e dei musei assieme avrebbero imparato molto di più, e del resto alcune del personale museale
che aveva delle carenze su questa visione andava seguito passo passo. Uno lo poteva anche seguire passo passo, ma poi interrompeva il corso degli altri, quindi anche una situazione un po' non ottimale. Quindi vi consiglio di avere delle classi più omogenee possibili per massimizzare l'apprendimento, perché ovviamente voi volete lasciare alla fine delle persone che sappiano fare il più possibile, perché poi su Wikidata più sai fare, più apprendi anche da te. Cioè entri in quella mentalità di comparazione con gli elementi esistenti, per cui poi apprendi più facilmente. Infatti, devo dire, soprattutto quello del personale delle biblioteche dei musei ha sviluppato una manualità, lo vedo negli edit successivi, decisamente avanzata. Alcuni, cioè, trovano da sé i nuovi identificativi, ma tutto da sé, non chiedono niente, proprio vanno tranquillamente in piena autonomia. Mentre quelli dei musei no, cioè, generalmente no, perché appunto ci voleva un corso molto più focalizzato per loro apprendimento, secondo me, avrebbe aiutato. Del resto è anche vero che il principale utilizzo era per le biblioteche, perché sono stati integrati nel sito, mentre i dati dei musei al momento sono lì, sono manutenuti, ma non li usa. La Regione Toscana, per esempio, ha un sito che si chiama Visit Toscany, che noi usiamo come identificativo dei musei, è uno di quelli locali migliori che abbiamo, e vi assicuro che se volesse integrare quei metadati lo potrebbe fare già da domani, però al momento non ci sono, quindi se capiterà faremo un altro corso specifico sul personale museale, non è un problema, ecco. Le slide quelle sono. Ora, se voi andate a vedere, potete anche vedere gli esercizi che abbiamo fatto, anzi, direi invece di fare le copia e incolla, posso un attimo uscire, ve lo faccio vedere in originale, che secondo me è più evidente, preferirei. Quindi, per esempio, si apre il mio corso, qua, vedete sempre il mio schermo, no? Sì. Se apro il mio corso e vado a aprire la schermata del corso. Vado sul corso. Mi dice che ci sono state due classi, prime 5 lezioni della prima classe, prime 5 lezioni della seconda classe, settima lezione sono state unificate le due classi, e qui si vedono alcuni corsi, per esempio l'esercizio finale, no? Era per esempio la creazione di elementi ex novo dagli archivi, e qui ognuno si è sbizzarrito, quindi vedete che questi esercizi che sono stati spiegati erano diversi, per esempio esercizi di, questo è il mio esempio, esercizi di persone. I fondi hanno un identificativo che è l'identificativo della persona che li ha creati nel sistema SIUSA, e quindi alcuni, soprattutto gli archivisti, hanno preferito fare gli esercizi delle persone, quindi si sono messi a fare gli elementi con l'identificativo di questa particolare persona. Alcuni hanno fatto un po' di errori, per esempio una persona ha provato a usare l'identificativo della Treccani, che non credo di aver spiegato, però cioè, ha fatto un po' di errore, però ci ha provato spontaneamente, quindi erano già abbastanza reattivi all'epoca da fare un po' dei tentativi. Questo è proprio l'esercizio finale. Oppure alcuni hanno creato i fondi librari dai dati della regione, dal database, che comunque potevano mettere fonte sistema cultura, anche se lo facevano manualmente, potevano dire questo è un fondo librario che è contenuto nella biblioteca X, fonte sistema cultura, e l'hanno fatto a mano. Quando facevano, gli è stato dato il foglio Excel, quindi in ogni momento potevano farne ancora di più in futuro se avessero voluto. Ma per esempio, se guardate gli esercizi specifici, vedete appunto come ogni classe avesse tutta una serie di gli studenti sono stati separati per tipologia, e in modo tale poi da anche da smistarli per dire voi dei musei fate questo, voi dei. Ovviamente non è che fossero obbligati, potevano anche invadere il campo avversario se preferivano fare l'altro esercizio. Quindi avete degli esercizi basici, tipo l'introduzione, eccetera, man mano si inizia ad andare su esercizi più complessi. Vedete, per esempio, l'affinamento delle istanze. Quindi uno prende istanza di biblioteca e mette biblioteca per ragazzi, sia una biblioteca per ragazzi. Alcuni hanno iniziato a inserire gli identificativi, per esempio in questo caso io sono stati fatti vedere tre identificativi, l'archivio del SAN, l'archivio di Visit Toscany per i luoghi più turistici e anche l'archivio di TripAdvisor, sarà anche commerciale ma per il museo va benissimo, e quindi fondamentalmente ognuno di loro ha fatto degli esercizi progressivamente impratichendosi
ovviamente poi sono stati tutti corretti, vedete che ci sono dei commenti all'altro, come sono stati stringati, perché in realtà non è stata fatta veramente una modifica, sono stati corretti tutti questi esercizi a uno, nel senso. E quindi niente, hanno preso manualità in queste prime lezioni su fare varie cose in modo tale che quando sono state riunite le classi ognuno di loro poteva creare dal nulla un elemento di una biblioteca, di un archivio, di un museo o di un fondo o di una persona collegata a tale biblioteca, archivio, museo. Direi che alla fine ha funzionato abbastanza bene, hanno passato tutto il corso, sono stati tutti sulla sufficienza, chi più chi meno, ma le funzionalità di base le hanno prese tutte. Diciamo che non si perde un elemento, a volte facevano un po' di pasticci, tipo che ne so, incollavi un URL dove potevi usare l'identificativo, questo tipo di errori, però niente che un utente esperto non capisse che cosa avevano fatto. Poi la cosa importante è lasciare qualche cosa che un utente esperto possa correggere capendo di cosa stessero parlando, ecco. Torniamo un attimo alla presentazione. Gli sviluppi possibili di questo progetto. Anzitutto, uno ve l'ho già accennato, spiegare i dati cartografici. Queste sono la stessa slide che ho usato all'Internet Festival, perché come sviluppi era interessante anche per il pubblico che era lì, se qualcuno fosse stato interessato. Primo riguardava i dati cartografici, cioè fare un corso di OpenStreetMap in modo tale che potessero migliorare le informazioni anche sulla mappa che viene vista nel sito. E qui c'è tutto il tema sul collegamento tra OpenStreetMap e Wikidata, che abbiamo analizzato molto di più nell'ambito di Wikiloc Monument a livello locale, sta diventando sempre più solido grazie all'aiuto anche di Daniele Napoletano, e quindi è molto interessante effettivamente se potessimo lavorarci, perché in futuro su OpenStreetMap deve esserci il link all'elemento Wikidata, tra le altre cose, insomma, e più le varie informazioni specifiche. Poi beni culturali. Una delle nostre punti di forza della mappatura dei beni culturali è così avanzata che apparentemente uno sembra che, per esempio, siano documentati in termini di immagini di meno, ma perché in realtà sono fatte molte più schede che altre regioni, quindi ci vuole tempo a fare le foto a tutte, e con la presenza della sezione locale nelle singole biblioteche comunali, i bibliotecari possono fare gli elementi dei beni culturali del territorio, ed è molto interessante immaginare un futuro dove nell'archivio di Bibliotoscana, oltre ai spunti presi dalle voci, tipo al momento funziona in questo modo, che tu apri un libro, lui più o meno capisce l'argomento, tipo, che ne so, Lorenzo il Magnifico, poi intersecando i titoli simili nell'archivio o le informazioni nella voce di Wikipedia, dice ci sono questi altri libri su Lorenzo il Magnifico, è un bellissimo sistema che hanno sviluppato loro. Ecco, immaginiamo un futuro distante in cui io oltre alla mappa vedo per esempio il bene culturale tipo la fontanella, ci clicco sopra e mi dice la fonte descrittiva nella sezione locale, o comunque dov'è la sezione locale dove potrebbe essere contenuto quella fonte, e mi dice informazioni su questa fontanella, informazioni su questa chiesa potrebbero trovarsi in questa biblioteca, per esempio. Quindi, oppure i beni culturali in possesso delle singole biblioteche. Quindi immaginate che voi abbiate nella biblioteca, nell'archivio, un antico bene, libro stampato nel 1600, che è conservato lì, in effetti si merita un elemento a sé stante, perché oramai stiamo iniziando a fare progressivamente gli elementi dei beni culturali dei singoli musei, è una cosa che varia un po' a seconda dei settori, ma abbiamo visto per esempio uno degli esercizi era le opere d'arte degli Uffizi, ma per esempio nell'ambito della cultura classica, nell'archeologica, il livello di descrizione è molto avanzato, quindi su questo ci si potrebbe lavorare molto, soprattutto considerando che il settore cultura o il settore turismo o il settore affari generali, che è quello incaricato in base a alcune leggi dello Stato di mappare il patrimonio immobiliare, a volte può essere il patrimonio, ma a volte sono gli affari generali, diciamo, hanno una contiguità in molti comuni, soprattutto in quelli piccoli, per cui il passaggio si fa abbastanza rapidamente e Wikidata una volta appreso è abbastanza rapido. Le immagini, e poi la cosa più semplice, nel senso che noi abbiamo fatto un follow up al corso in cui abbiamo insegnato a chi lo voleva come caricare le immagini su Commons, più che altro perché oltre ad avere le schede delle biblioteche uno può fare anche la foto dell'interno o dell'esterno in modo tale che ci sia anche quella sul catalogo. Ma non è soltanto questa,
uno può anche fare le foto delle persone, tipo per esempio se l'artista locale è presente, se mi fa una foto e me la carichi, tanto di cappello mi è utile. E poi ovviamente c'è tutto l'enorme tema dei cataloghi, questa è una cosa su cui ovviamente stanno lavorando molto di più Camille e Bargioni con altri, però noi ovviamente abbiamo bisogno di fare tutte le schede di tutti gli autori, quindi a un certo punto il sistema della regione, invece di avere delle schede che lui fa guardando su VIAF, perché fondamentalmente le fa guardando i dati dal VIAF, il giorno in cui noi possiamo dire che siamo molto vicini a aver integrato le schede del VIAF di cui loro hanno bisogno su Wikidata, lo potrebbe fare direttamente da Wikidata. Quindi la regione ha varie potenzialità per il prossimo biennio, deve scegliere quale gli interessa di più. E noi la seguiremo e ci sarà sicuramente tanto da fare relativamente a Wikidata, siano i beni culturali, siano i cataloghi, cioè gli identificativi delle persone, degli scrittori, siano eventualmente le interazioni con OpenStreetMap, qualcosa si fa. Direi che è finita. Ok, ci sono domande? Io non guardavo la chat e quindi non ho visto se magari qualcuno avesse chiesto di fare domande. No, c'è stato solo alcuni brevi momenti in cui c'è stato qualche problemino con l'audio, ma... Ah, ok, scusate, perché mi purtroppo poco prima ho fatto quello che non avrei dovuto fare, cioè aprire Telegram per dire una cosa a Daniele Napolitano, e quindi mi venivano i pop-up di Telegram. Ci sono i pop-up che ti escono, infatti, lì, se li vuoi nascondere... Io avevo cautamente tenuto chiuso, però il problema è che mentre organizzavamo le voci di Wiki Loves Monument c'è sempre qualcosa che non torna con OpenStreetMap, e quindi stiamo costantemente con Daniele a dire controlla. Okay. Apriamo le domande. Ci sono domande in chat, potete anche aprire il microfono se volete. Una domanda di Tommaso, puoi parlare se vuoi. Ciao a tutti, buonasera. Allora, complimenti Alessandro, è davvero speciale vedere un chimico che si occupa di queste faccende. È davvero, davvero stupore per la presentazione. Allora, mi stavo chiedendo una cosa e la rigiro a te o insomma comunque a chi sta ascoltando, è forse un po' contorta, però ecco, la Regione Toscana vi affida l'esportazione di questi dati, di fatto poi dismettendo la sua banca dati, giusto? Perché sì, in questo caso le 1100 biblioteche, sì. Bene, e cioè, come dire che una banca dati viene sottratta, diciamo, alla tutela del diritto amministrativo per farla poi rientrare nel diritto privato di un'organizzazione no profit, quale... Beh, non è privato, è CC0. Cioè, in realtà... No, nel senso, sì, però la banca dati, cioè l'infrastruttura sì, di fatto, no? Ma l'infrastruttura sì, i dati lo so che sono di pubblico, però l'infrastruttura è sempre liberamente disponibile, cioè in ogni momento la regione può fare un fork, riprendersi i dati, utilizzare il software MediaWiki e rifarsi nel locale. Sì, ok, a posto, mi hai risposto. Cioè, quindi, il punto è questo, il software MediaWiki è realmente libero, mentre invece quasi tutte le altre soluzioni che probabilmente finora usava la regione o certo. Lei. Ok. No, no, va bene, sì, in effetti mi sfuggiva questo dettaglio, perché insomma... Come si chiama? Wikibase il software, no? È MediaWiki e Wikibase è un'estensione di MediaWiki, È Wikibase quella che si usa soprattutto per questo tipo di lavori archivistici. Cioè, se proprio uno ha un dirigente che proprio non ci sente sul CC0, eccetera, perlomeno fargli presente che almeno usare Wikibase invece di pagare un sacco di soldi in privato con una piattaforma. Grazie Susanna. Mille, perfetto. Ah, è arrivata Susanna, vedo. No. Susanna, quando sei entrata? Perché non... Dall'inizio. Ah, perché non che mi compariva non ci avevo fatto caso. Sì. No, è perché non era stato mandato il link della sessione. Comunque, volevo dire, rispondendo a Tommaso, la Regione Toscana aveva un problema di budget per il costo di questo database. E quindi, diciamo, è un motivo molto banale.
e soprattutto diciamo, l'intenzione era quella di affidare l'aggiornamento dei dati successivamente direttamente alle istituzioni culturali. Evidentemente perché il meccanismo che era funzionato fino allora di un database con, diciamo, aggiornabile da remoto era evidentemente aveva dei problemi, non era semplice, ogni tanto cascava, non lo so, ma mi immagino quali potessero essere stati i problemi, quindi ha liberato tutta questa parte informativa e una parte del database che è quella più strettamente amministrativa, quella è restata in vita ma solo per un uso interno. Sicuramente i principali motivi quasi sempre per una pubblica amministrazione sono o costi o obsolescenza, cioè proprio il fatto di dover da capo ogni volta ricambiare ogni 8 anni piattaforme, penso sia una di queste due. Sicuramente una cosa positiva è quando i database di una regione non si parlano o ci vuole tempo a farli parlare, e ne so qualcosa perché è un problema che fin da quando ero rappresentante degli studenti mi sono incappato, cioè uffici che usano database diversi, e indubbiamente mano a mano che passi a Wikidata, questo magari loro non se ne sono ancora pienamente resi conto, ma se ne renderanno conto, secondo me, naturalmente nei prossimi anni, la intercomunicabilità aumenta enormemente. Cioè, se noi un giorno prendiamo quelli, per esempio, che si occupano di Toscana Promozione, che credo siano i gestori del sito Visit Toscana, che noi usiamo come ID, per esempio, per i beni culturali più turistici, loro sono un'altra divisione, cioè il turismo non è sotto la cultura in regione, non lo era. Ora, immaginate che loro a un certo punto facciano anche loro, iniziano a interagire, prendano questi dati Wikidata per i fatti loro, no? Di fatto quello che era una condivisione difficile tra gli uffici sotto assessorati diversi diventa naturale, cioè diventa proprio una cosa tranquilla in cui uno prende i dati dell'altro via Wikidata fondamentalmente. Se poi un giorno anche loro mettono i loro dati su Wikidata, a quel punto abbiamo completato, nel senso che progressivamente, finalmente assessorati che magari non si parlavano, immagino che sotto certi aspetti non si parlassero, perché ovviamente le dinamiche burocratiche sono quello che sono, hanno le loro tempistiche, si trovano immediatamente interfacciati. E lo stesso vale tra regioni diverse. Cioè, quando eravamo all'Internet Festival, uno dei problemi è che ragionavano appunto, ci incontriamo spesso con le altre regioni, fanno iniziative simili, affini, se il modello fosse esportato in altre regioni, poi ti troveresti che finalmente le regioni con i loro vari database, le loro varie competenze, potrebbero finalmente interfacciarsi automaticamente. Cioè, nel senso, sarebbe già tutto su Wikidata. Se un giorno, Tommaso, sai cosa? Marche, mi pare. Un giorno le Marche facessero la stessa cosa, e i dati della Toscana e quelli delle Marche sarebbero entrambi sullo stesso livello. Facciamolo subito. No, ma infatti uno dei lavori, loro hanno due opzioni. Una è andare a fondo su questi sviluppi da noi. Un'altra invece è esportare il modello da altre parti su questo livello. Sono entrambe opzioni possibili, la dirigenza regionale valuterà, deciderà, guarderà, cioè nel senso è una scelta loro. Però effettivamente se ne è discusso, perché cioè, oggettivamente anche per il prestito, sì, va bene tutto, ma se io vivo a Sansepolcro, a Arezzo, mi fa più comodo sapere se c'è un tema su un argomento in Umbria magari che non a Massa Carrara, quindi nel senso esiste un fattore di praticità su queste cose che dopo un po' emerge. Ci sono altre domande? Scusate, solo una cosa, non ho sotto mano il programma generale di tutto il percorso, ma c'è per caso un modulo dedicato alla gestione di progetti, diciamo, dal basso più semplici di questo? Cioè, nel senso che qua bisogna mettere mano in una bella mole di dati, invece che, ne so, digitalizzare una bibliografia locale o che ne so, provinciale, no? Allora, qualcosa che parta magari anche dalla carta, che non abbia qualcosa. Allora, il nostro progetto semplice di base, nel nostro caso in Toscana, in realtà cioè quello che poi abbiamo avuto spunto per la didattica che facciamo adesso, in realtà sono i beni culturali.
è quando tu prendi un singolo comune e magari trovi una persona del comune che ha degli interessi, delle affinità, e fai proprio un corso personalizzato creando gli elementi dei singoli beni culturali, eccetera. Quindi è una cosa che viene fatta un po' così, diluendola nel corso dei mesi, però io ti dico dove trovare le cose, come farle, eccetera. È molto interessante. Secondo me il modello dei beni culturali probabilmente funziona, cioè è uno di quelli che sicuramente su piccoli gruppi o comune per comune può funzionare molto, o amministrazione per amministrazione può funzionare molto bene, perché l'abbiamo rodato praticamente da 3-4 anni. Nell'ambito bibliometrico invece no, questa era la prima volta che mi occupavo, quindi se ci sono esempi più semplici, magari anche in altre realtà, forse viene meglio. Diciamo, nel programma del nostro gruppo comunque c'è, come dicevamo, ci sono due incontri relativi a Open Refine, base Open Refine avanzato, e quindi diciamo, se uno ha a disposizione un foglio Excel con qualche dato da importare, Open Refine è probabilmente il mezzo migliore, quindi Open Refine verrà spiegato, ci sono già gli incontri più o meno fissati nella pagina del gruppo, quindi lì l'unico problema è proprio sta cosa della licenza, eccetera. Sì. Però una tabellina di 4 righe, 5 righe, sì, nessuno può dimostrare se l'hai esportata da un archivio o se te la sei fatta incollandola a mano. Sono identiche, sì, esatto, in entrambi i casi. L'unica differenza è che nel secondo se te la sei incollata a mano stai rispettando la CC0, quindi nell'altro no. Sì, cioè, appunto, quindi tabelle piccole con OpenRefine vanno, poi appunto. Ora magari... Io posso... Sì? Scusate, no, visto che Tommaso chiedeva un progetto relativo alle bibliografie, volevo ricordare che c'è la registrazione della nostra working hour dell'anno scorso, sì, rispetto alla bibliografia di Carlo Revelli, dove si partiva proprio anche dal cartaceo, e quindi se è interessato a rivederla, insomma, la può ricercare tra i nostri video del GBMAP. Esattamente, anche. Grazie, sì, l'andrò a cercare, forse già qualcosa, forse già ce l'ho passato, ma non avevo approfondito, perché è un po' che bazzico su tutti questi video, però poi sono anche tanti, e quindi... Sì, per una cosa più semplice ancora, una proposta che ho fatto io adesso proprio in questi giorni a Camillo, mentre guardavo il grosso del lavoro che stavo facendo, soprattutto lui e Baggioni, sugli autori, ho notato che mancano ancora qualche cognome, e quindi ho detto una cosa che si può fare, questo sono disponibile appena avrò un pochino più di tempo, magari anche prima della fine dell'anno, magari a gennaio, vedremo. Se banalmente uno mi dà un foglio Excel con dei cognomi che mancano, e quello uno li vede, perché nel senso uno, cioè, che mancano, che statisticamente mancano, cioè tu prendi un archivio in locale che hai 100.000 record e fai un'analisi e dice ci sono almeno 1.000 cognomi che compaiono in 2 record, che sono relativamente rari, ma non sono neanche sicuramente un errore di battitura che compare una volta sola, no? E tu me lo esporti con un foglio Excel, possiamo fare un open refine, per esempio, di creazione di elementi di cognomi, così li abbiamo definitivamente sistemati. Lì proprio è veramente basico, cioè la cosa più semplice del mondo, quindi mi ho detto, se serve, possiamo fare anche quell'esempio per imparare open refine, che in assoluto, perché ovviamente il problema in realtà, secondo me, è trovare delle tabelle che sono in CC0, e nella realtà italiana la CC0 è poco diffusa, quindi la soluzione che ho trovato adesso, per esempio, è appunto i cognomi, perché i cognomi sono cognomi, cioè nel senso non è che mi puoi dire un granché, cioè mi dai una lista. Quindi è un'ipotesi che ho trovato, era quella, ecco. Passo giusto alla condivisione qui per mostrare che ci sono gli incontri su OpenRefine base 28 ottobre, OpenRefine avanzato 10 novembre, e invece le registrazioni degli incontri vecchi sono qui nella pagina di archivio, qui ci sono tutte le registrazioni degli incontri vecchi linkate, la working hour su elementi di interesse bibliografico è questa, 5 marzo 2021, e mi dicevano di ricordare che tutti i link a tutti gli incontri, anche quello di oggi e anche i prossimi, li mandiamo sempre sulla lista del gruppo, quindi arrivano sempre i link agli incontri di Zoom. Non ricordo più, ma li mettiamo anche su YouTube, perché su YouTube te ne occupi, ho perso un po' il filo. Cioè, su YouTube carichiamo qua le registrazioni, i link agli incontri di Zoom li mandiamo solo e soltanto sulla mailing list. In ogni caso sì. Ora, poi se vai anche in inglese ne trovi tanti, cioè ne trovi veramente tanti. Sì, che sì, è stato un boom negli ultimi mesi, quindi trovi sia gli svedesi. Il problema è che
Per esempio, gli svedesi sono quelli che fanno un sacco di import, ma al momento sono anche quelli che, insomma, cioè, ad esempio, sugli archivi noi ci siamo trovati un import dalla Svezia che era un po' con delle criticità ed è un lavoro che ci ha, cioè se non l'avessero fatto probabilmente avremmo perso meno tempo, nel senso che stare lì a riconciliare delle cose con delle label tutte strane che vanno riscritte da capo, però loro sono molto attivi, quindi fanno anche molte sessioni in inglese e quindi cioè, se cerchi Open Refine su YouTube secondo me trovi anche un sacco di video in inglese. Sì, Open Refine Wikidata, sì, si trova. Però ecco, quello che ci premeva a noi di farvi capire è come si fa a fare un import che abbia messo un corso in modo tale che poi ti trovi più forza lavoro, perché con milioni di elementi la chiave è aumentare la forza lavoro e la stabilità della piattaforma. E fortunatamente il sistema regge, cioè l'ecosistema è sostenibile, cioè la gente impara in fretta, lo usa in fretta e lo diffonde in fretta. Finora i risultati sono estremamente positivi, quindi non, se avete qualche dirigente che magari è scettico, davvero i dati dimostrano che l'alfabetizzazione Wikidata è semplice, efficace e si diffonde, quindi conviene. Altre domande? Se no direi che possiamo, ci sono altre domande? Se no direi che possiamo chiudere. Susanna ha ancora la mano alzata, ma penso sia un bug. Sì, penso, sì. Ok. Allora, chiudiamo la registrazione, la posso anche interrompere io, sì. Vai tu, Camillo?